Mi ricorda una Porsche 911 e la nuova Mercedes AMG GT. Per molti questa somiglianza può essere una cosa negativa, per me no, anche perché dal vivo questa sportiva ha un fascino tutto suo e adesso vediamo com'è fatta. Dal posteriore passiamo davanti perché guardate questo muso lunghissimo quanto è basso. Qui sotto c'è un motore 8 cilindri biturbo che arriva fino a 510 cavalli, da 0 a 100 3,8 secondi, velocità massima 310 all'ora. La AMG GT è la sorella più piccola della SLS Ali di Gabbiano, ma qui le porte si aprono normalmente, non verso l'alto. Però dentro, ragazzi, l'abitacolo è davvero spettacolare, soprattutto in questa parte qui, la console centrale è molto larga e le quattro bocchette della climatizzazione sembrano dei cannoni pronti a sparare. Deve fare anche un gran bel sound e qui bisogna vedere se suona meglio di un'altra concorrente, la Jaguar F-Type. Direi che vale la pena che andiate a vedervi tutte le fotogallery che abbiamo fatto su questa macchina e le notizie importanti sullo speciale di Parigi, hashtag OA Parigi, per esempio, per capire se vi piace di più questa o un'altra sportiva. Votate la sportiva migliore del salone.